Oggi si è insediata la Commissione speciale e i suoi membri hanno eletto me come presidente. È un onore per me svolgere questo incarico e ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Cercherò di ricoprire questo incarico all'insegna del rispetto di tutti i gruppi politici, dell'equilibrio fra le diverse componenti che ne fanno parte e della massima collegialità. Questa commissione riveste un ruolo importante, in quanto fino alla formazione del nuovo governo sarà il luogo in cui tutte le forze politiche potranno e dovranno confrontarsi nell'interesse unico dei cittadini. La commissione speciale è un organismo temporaneo che rimane in carica fino all'insediamento delle commissioni permanenti per il disbrigo degli affari correnti. In pratica sostituisce le commissioni permanenti che affronteranno poi i temi specifici e che si formeranno solo dopo il giuramento del nuovo governo. Ed è chiamata ad esprimere questa commissione pareri non vincolanti sugli atti del governo in carica, come i decreti, per esempio, approvati in Consiglio dei Ministri a seguito di una legge delega. Ad esempio, il precedente Parlamento ha votato una legge delega per la riforma del codice penitenziario e nell'ambito di essa il governo uscente ha emesso un decreto legislativo che cambia completamente l'assetto del comparto penitenziario. La Commissione speciale dovrà esaminare questo atto e spero e mi auguro che il governo tenga conto del parere della Commissione, sia su questo che su tutti gli altri temi che affronteremo. L'atto più importante comunque che sarà esaminato sarà il documento di economia e finanza. È un documento all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie dei prossimi anni. Mi farò garante del fatto che ciò che produrrà la Commissione sia il frutto della massima condivisione tra le forze politiche nell'interesse unico dei cittadini, il nostro unico punto di riferimento. Il Movimento 5 Stelle ha eletto un presidente alla Camera, due vicepresidenti di Camera e Senato e 8 segretari fra i due rami del Parlamento. Abbiamo già dimostrato di essere una forza responsabile, garante dell'equilibrio istituzionale. Il mio lavoro come presidente intende seguire la linea tracciata già dai miei colleghi ed intendo svolgerlo, come ho sempre portato avanti tutti i miei impegni di parlamentare, con serietà e nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini.